Per capire anche, oggi ci sarà un elenco sconfinato, insomma, il Presidente Fico dirà in continuazione bianca, 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 se magari qualche francotiratore o magari qualche corrente di partito potrebbe tirar fuori un nome che al momento non si è fatto e che magari nel corso delle elezioni potrebbe raccogliere, diciamo, un successo per dare un segnale politico. Tutto è sempre possibile e rientra nel novero della probabilità che perché nella storia delle elezioni è successo anche altre volte. Faccio l'esempio della elezione di Napolitano, che alla prima elezione, diciamo, c'era stato un gruppetto che lo ha votato e poi piano piano, diciamo, è cresciuto nel tempo. Sì, diciamo la logica di aula è una logica che prevede anche delle sorprese, non c'è dubbio, però stiamo, diciamo, in una sfera dei vaticini, delle profezie, non ne vedo pochi di profeti veri con la P maiuscola, ma insomma, diciamo che in realtà il quadro che emerge è un quadro di impazzimento, cioè sono riusciti a combinare una confusione che non era proprio auspicabile, nel senso che prima c'era, diciamo, era già difficile trovare un nome per fare il Presidente della Repubblica. Adesso si è capito che forse riescono a fare il nome di un Presidente della Repubblica, ma si apre la partita del governo, che è complicatissima, perché poi si scorda tutto, ma voglio dire, il primato della politica, che viene in qualche maniera anche legittimamente rivendicato e così via, in realtà diciamo deve misurarsi col ricordo, ma mica di 15 anni fa, insomma di neanche un anno fa, in cui c'era il governo Conte, lo tirarono via e cominciarono a fare nomi, anche lì facciamo questi, arruolavano i volontari, i coraggiosi, i costruttori europei, cioè, si inventavano le cose più pazzesche in aula, e andò avanti sta scena peraltro con l'epidemia in atto, insomma una roba da pazzi, e alla fine quell'altro Ciampolillo che correva per mettere la scheda nell'urna all'ultimo, cioè sono cose che richiamato sono dal presidente Casellati, insomma ricordiamo benissimo quelle cose di quel momento. Ecco, allora diciamo ci fu tutta questa storia qua e alla fine Mattarella fu costretto con un discorso allarmatissimo in cui stava lì in piedi eccetera, drammatico, a chiamare Draghi, voglio dire, questo è successo di recente, quindi si sta replicando una storia in qualche misura già vista, con il che quel più che, diciamo, dire allora sì, perché Pera no, oppure perché la Casellati è importante perché è presidente del Senato e questo a destra, a sinistra eccetera eccetera, tirano fuori dei nomi, li buttano lì nell'arena, e che cosa accade? Accade in realtà che questa è una classe politica, è difficile da dire, anche doloroso, che aveva già fatto bancarotta. Ora, onestamente, l'idea di una classe politica che aveva fatto bancarotta, che si mette addirittura a dover scegliere non uno, ma due persone, praticamente a fare una crisi di governo, le consultazioni, i sottosegretari, allora quella pari dignità, mi pare di vederla la scena. Sono cose, diciamo, dell'altro mondo. E allora, ecco, speriamo soltanto, ecco, che ci sia una ispirazione, voglio dire, soprannaturale, che gli metta dentro l'aula una protezione speciale. Ieri c'era la stampa che, diciamo, come articolo di fondo aveva la famosa frase pronunciata dalla Pira durante la Costituente: veni creator spiritus, per cui insomma o ci pensa un po' lo Spirito Santo qui, oppure la cosa non è che la vedo così tranquilla. Noi come la sensazione che, se chiedo anche il favorito da Filippo Ceccarelli, non otterrò nessun nome, perché il quadro che ha fatto è anche abbastanza chiaro, visto che poi in quel quadro manca la cornice. Chiedo a Laura Lombardo, visto che è stato citato...